Il Cilento lotta contro il suo isolamento. Il sopralluogo del sottosegretario alle infrastrutture Ferrante sul viadotto Acquarulo della Cilentana è stato accolto come un sospiro di sollievo sul territorio. Assieme all'ufficializzazione della data di riapertura di questa arteria a scorrimento veloce, così importante per i collegamenti nel basso salernitano, il sindaco di Vallo della Lucania si è fatto portavoce di questo stato d'animo. La cosa importante è che sia un annuncio ufficiale, quindi vuol dire che è una cosa che realmente è un problema che sarà risolto entro Pasqua. Il Cilento ha bisogno, perché poi nelle feste pasquali la gente si muove e noi siamo felici e ringraziamo tutte le autorità, l'ANAS, che hanno preso a cuore questo problema. Questo è il problema del Cilento. Io ho detto al sottosegretario che non devono dimenticarsi del Cilento. Il Cilento è una parte importante di questo territorio. Senza il Cilento il territorio muore, senza questa strada il territorio muore. Anche rispetto alle ultime notizie sul potenziamento della Tirrenica, esclusa dal nuovo tracciato dell'alta velocità, Sansone è ottimista, pur mantenendo alta la guardia. Per l'alta velocità abbiamo avuto l'assicurazione che la linea Tirrenica delle Ferrovie dello Stato sarà rimodernata e quindi non si dimenticheranno di noi. Intanto confermato l'incontro a Sapri per la stazione, un impegno preso a 105 TV dal deputato Pierro. Durante la trasmissione Sotto l'albero presi l'impegno di attivarmi per completare i lavori sulla stazione di Sapri. Il giorno 29 verrà il responsabile delle grandi stazioni, il capo compartimento di Reggio Calabria, pertanto faremo il punto e delineeremo un po' gli interventi con le date di conclusione dei lavori. Sono contento perché è un intervento di circa 11 milioni di euro che sarà importante, darà il decoro al nostro territorio per una stazione che meritiamo.